piccole rapine, roba da 200 euro, sì, però sempre rapine sono. Adesso no, non aspettiamo di avere la situazione delle grandi città. E allora dobbiamo stare attenti, dobbiamo fare prevenzione e dobbiamo controllare il territorio. Ormai tutto il territorio va controllato, parlo anche della provincia, non solo della città. E allora prevenire è meglio che curare, per cui do il benvenuto al nuovo questore, però ripeto, io poi dico, se magari uno arriva con i lampeggianti, uno che sta rubando dice, oh, guarda che c'è la polizia, mi nascondo e dopo vengo fuori. Non credo che sia quella la situazione. La situazione reale è quella di avere persone, specialmente in borghese, che girano in città. E poi quello che mi preoccupa più di tutto c'è lo spaccio di stupefacenti. Aumentato Cioè, è negli ultimi anni. aumentato in maniera esponenziale, non solo a Trieste, ma dappertutto. Trovano gente in un'automobile che ha 40 kg di hashish dentro. Cioè, ormai si sta parlando di numeri esponenziali e lì dobbiamo intervenire, perché io, se fossi un poliziotto, investirei tranquillamente da barbone e andrei a comprarmi una dose, gliela compro e gli dico mi dia un documento e lo arresto, no? Cioè, non credo che ci vuole molto. Parleremo adesso col nuovo questore e dovremo affrontare anche perché i giovani, specialmente i più giovani, si parla che già a 12-13 anni cominciano l'uso di questi oppiacei. Insomma, io ho 64 anni, non ho mai usato tutte queste cose, sono diventato grande e grosso e anche sindaco, non riesco a capire perché uno deve usare queste cose.